Allora, mister, un 3-0 senza storie, qual è il miglior modo per cominciare il campionato? Avete dimostrato supremazia territoriale, non soltanto, forse vi sta anche un po' stretto questo 3-0 per la grande mole di gioco e le tante occasioni che siete riusciti a creare. Sì, oggi onestamente abbiamo fatto una grande partita, anche se inizialmente abbiamo patito un po' il caldo, però la squadra ha avuto una mole di gioco importante, ha fatto 3 gol, ne poteva fare altri, abbiamo rischiato pochissimo, quindi abbiamo fatto quello che abbiamo preparato, quindi sono contento per i ragazzi, sono contento per la società, sono contento per i tifosi, perché avevamo bisogno di questo tipo di risultato, avevamo bisogno di questo tipo di prestazione per far capire che noi ci siamo, stiamo lavorando in modo giusto, ma adesso è già passata per me, dobbiamo pensare già a domenica prossima che sarà un'altra battaglia. E quindi siamo contenti di aver fatto questa prima partita in questo modo, insomma. La scelta di mettere Jonai come mezzala piuttosto che Mbaye fa capire un po' quante frecce avete nel vostro arco. Non so se era soltanto di lettura tecnico-tattica oppure se Mbaye aveva qualche piccolo problemino. Immagino che lasciare in panchina Jonai dopo la partita di domenica scorsa non sarebbe stato facile. Ah, l'ho detto anche in preconferenza, in prepartita, no? Abbiamo tanti giocatori bravi. Jonai oggi l'ho fatto giocare mezzala perché mi aspettavo una squadra come loro organizzata, comunque che in fase difensiva potesse avere delle maglie strette con un 4-5-1, e quindi ho preferito un giocatore di qualità per l'ultimo passaggio. Credo che Jonai abbia fatto una grande partita, come l'ha fatta Taurino. Da quel lato secondo me abbiamo fatto veramente bene. Poi dopo, quando siamo andati in vantaggio, quando servivano muscoli, ho messo dentro sia Malik sia Winston Szczesny, e la partita poi è entrata nel binario giusto. Ma al di là degli interpreti, al di là dei giocatori singoli, io credo che bisogna fare un applauso a tutta la squadra, a tutto il gruppo, perché è un grande gruppo e ha lavorato bene in questa settimana e sta lavorando bene da 50 giorni. Allora, mister, sicuramente non il Manfredonia che si aspettava di vedere, siete stati sicuramente sfortunati perché avete trovato davanti a voi una delle squadre che ambisce a vincere questo campionato, ma immagino che non sia ancora questo il Manfredonia che mister Franco Cinque vuole per questo campionato. Sì, è così. Sapevamo che avremmo trovato una squadra forte, probabilmente anche più in palla di noi, perché hanno qualche partita nelle gambe più di noi, per cui mi preoccupava all'inizio un po' la condizione fisica. Infatti nel secondo tempo abbiamo perso un po' le distanze, perché chiaramente loro erano più in palla di noi, si vedeva, oltre chiaramente alla qualità. Però, come giustamente hai detto tu, mi aspettavo di più dalla mia squadra, mi aspettavo un po' più di personalità, mi aspettavo anche un po' più di qualità, nel senso che dovevamo giocare e provare a fare quello che poi in allenamento avevamo preparato. E quindi ci è mancato probabilmente anche un po' di lucidità, di personalità. Anche se credo nel primo tempo, al di là di qualche tiro da fuori, Francavilla non ci abbia mai impensierito, abbiamo fatto una buona partita. Credo solo un errore arbitrale nella ripartenza, appunto, che ha portato al gol, abbia fatto chiudere il primo tempo sull'1-0. E niente, poi il secondo tempo volevamo rimettere a posto le cose, purtroppo abbiamo perso un po' di distanza, un po' di smalto, è venuto fuori questo 3-0. Tra l'altro, anche al di là della qualità del Francavilla, su due errori individuali nostri, loro ci hanno recuperato palla e hanno fatto gol. Per cui niente, non la migliore partita, anche se, ripeto, hanno fatto gol su un errore arbitrale e due nostri individuali.